ritornano nell'isola per le vacanze. Di Diavilotta ne ha incontrati due che vivono e lavorano lontano da casa. Ecco come trascorreranno questo fine anno. Vediamo. Vincenzo Nicosi ha 47 anni, vive e lavora in Inghilterra da 11, è a Palermo per le festività natalizie e nella sua città d'origine ci torna ogni volta che può. Oggi ha portato le sue tre figlie a Mondello, il sole è pallido ma non c'è paragone con il freddo nordico di questo periodo. Purtroppo quando riparto invece sembrerà stupido, però già adesso stesso mi commuovo perché mi spuntano le lacrime, perché devo ritornare in una terra che non è mia, che comunque mi ha accolto a braccia aperte, però lascio la mia amata terra di Sicilia, soprattutto di Palermo. Vincenzo pretende dalle sue figlie che continuino a parlare l'italiano e tanto tiene alle sue origini che ha fondato l'associazione Sicilia in Europa, già presente in 16 paesi. La nostalgia è tanta, ma a mancargli sono le cose più semplici. Mi manca il prendere il caffè alle 9 del mattino al bar con l'amico, a prendere il giornale. Cioè, queste sono cose banali che però ti mancano quando sei all'estero. Ciò che colpisce è che anche le figlie, Rossella, Valentina e Sara, cresciute in Inghilterra, siano ancora legate alla Sicilia. Quando siamo qui, anche ricordare cosa facevamo, che so, al mercato con la nonna, cose del genere, ci fanno sentire ancora più italiane. È una cosa bella. Marilena La Flacca vive fuori da 6 anni, prima a Roma e adesso a Bologna. Lavora in un consorzio universitario e anche lei quando può torna a Palermo, ma ha cambiato profondamente il rapporto con la sua città. Per me è una festa ogni volta, perché adesso prendo il meglio di questa città ogni volta che torno, quindi sono contenta perché posso scegliere, conosco bene le cose più belle che offre questa città. Mi piacerebbe tornare a lavorare e vivere qui. È una scelta che può essere ridiscussa. Ma non sento di dover stare male in un posto e bene in un altro. So che starò bene sempre se contrasto me stessa e starò me stessa.